No, nemmeno ho iniziato a registrare, iniziamo così. Porca puttana! Benvenuti al Toto Show! Oggi una puntata molto gradevole, perché oggi pacco opening di figurine Panini. Sì, perché andremo a fare l'album assieme. Farò un video ogni tanto e farò aggiornamenti sulle figurine che trovo. E qualche pack opening, per cui oggi c'è la presentazione di questa nuova serie e di un primo pack opening. Abbiamo una cinquantina di pacchetti, come avrete visto dalla intro. Purtroppo ho aperto due pacchetti e trovato subito Luca. Così, c'è una reaction strabiliante e lo perdo così. Come fai a perdere una reaction così? Beh, sono talmente fortunato che nei prossimi pacchetti troverò solo birai. Grande freccia, grande. Beh, però ora posso smettere di parlare e buttare via secondi utili, perché possiamo iniziare aprendo l'album e prendendo i due pacchetti in omaggio. Perché ho preso questa versione, quella che... Adesso vi spiego un po', anzi, prima di iniziare, buttiamo altri secondi. Perché ho deciso di fare l'album quest'anno? Semplice, perché ho visto la pubblicità su Sky. E mi sono ricordato di quando ero un piccolo fanciullo e facevo la collezione delle figurine Panini. E quindi ho detto, perché non farlo? Ho sentito qualche amico per scambiare i doppioni. Ci siamo anche su YouTube. E dai, cioè, Benji Price posso accompagnare. Ora possiamo iniziare con questo video. Poi sto pensando anche di fare qualche video inerente al mio fantacalcio. Farvi vedere la mia formazione, come vanno le partite. Se qualcuno vedrà questo video, perché non è detto, ci sono i miei video che non li vede proprio nessuno, e qualcuno che li vede 10 persone, tra queste 10 persone ci sono il mio cane, il mio gatto e... Scherzo. Iscrivetevi al canale. E comunque stavo dicendo, se vi va di vedere qualche video inerente al mio fantacalcio, scrivetemelo nei commenti. O su Instagram, vi lascio il link in descrizione, o da qui da qualche parte. Bene, ora possiamo iniziare. Prima cosa da fare, aprire l'album e i due pacchetti, come ho già detto. Il momento più bello. Purtroppo il primo pacchetto l'abbiamo già aperto, dove abbiamo trovato il buon vecchio Lukaku. Ciao, mate. E poi vabbè, il Chucky Lozano, che non fa schifo per niente. Beh, aprirlo senza forbici non è una grande idea, però abbiamo cercato di non rovinarlo, perché deve... Ovviamente l'album deve essere sacro, deve essere perfetto. Beh, meglio ne prendo più di forbici. Ah, eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta. Prendiamo i due pacchetti, li aggiungiamo al mucchio. Ed ecco qua. L'album del 2020-2021, quello dei 60 anni, che goduria, questa rovesciata è qualcosa di molto gradevole. Ma ora possiamo riporre l'album in un posto sicuro, quindi ora sparisco un attimo e torno subito. Eccomi qua. Possiamo aprire il primo pacchetto. Se si vedranno delle riprese fatte a schifo, perché sto facendo ancora le prove con la seconda camera, perché non riesco a trovare l'angolazione giusta. Bene, qual è stato il primo pacchetto? Questo. Ovviamente oggi abbiamo un obiettivo: trovare Cristiano Ronaldo. Ho lo scudetto della magica, perché sì, io sono romanista. Bene, andiamo con l'apertura del primo pacchetto. Ah, così, subito a gradire, perché come nel primo pacchetto, dobbiamo essere molto delicati. Devo riprenderci un po' lo smalto, come si dice, non so come si dice, non so come si dica. Prima figurina, la squadra femminile della Roma, non male. Seconda. Il regina, lo scudetto della dea,
Gradevole questa, gradevole. Molto gradevole. Cuomo e poi le grandi raccolte per la gioventù e la calciatore 2001, la numero 14, pensavo fosse una 0-0. Beh, come primo pacchetto, scudettino della Dea, che dire. Ci siamo. Passiamo al secondo pacchetto, che sarà questo qua. Vediamo. Prima, una di quelle a tre, che non so cosa, se quest'anno siamo solo di serie B o sono serie C, se c'è anche l'eccellenza, magari ci trovo la squadra del mio paese. Cioè, ormai ci metterò tutto questi cari amici della Panini. Finita. Questa qua, che squadra è? La Cremonese, non so in che lega militi, sinceramente. Vabbè, pacchetto del merda. Questo qua, non so chi cazzo sia. Bello, la prima gioia dello Spezia, i film del campionato, Garabino, il goletto folle. Vabbè, scudetto del Vicenza, che comunque gli scudetti fanno sempre gola. Shomurodov, questa settimana ha fatto il primo gol in campionato. Non è un granché ugualmente. Vabbè, il secondo pacchetto potremmo andare meglio. Bene, subito i primi problemi con la seconda camera, quindi se non avete visto le figurine è perché non ha funzionato bene la seconda camera. Comunque ve l'ho un po' raccontate. Sta uscendo una merda questo video! Cerchiamo di migliorarlo, eh? Passiamo al terzo pacchetto. Ah, è molto gradevole, mi mancavano questi momenti. Ah, iniziamo con un trio. Odiosi trio. Un odioso trio. Questa volta un trio di che squadra? Dell'Entella. Seconda, Kurtic. Jasmir Kurtic, la prima del Parma. Poi del Monza, gradevole questo trio. Dove abbiamo Denny Motta, Mirko Maric e Christian. E non so leggerlo. Comunque, signori, nessuno del Monza. Beh. Diogola Dalot, non male. E poi il primo doppione. Così, al terzo pacchetto. Perché non si può mai avere una gioia. Lukaku, l'unica gioia, vabbè, il primo pacchetto. Non lo registro, ovviamente. E poi questo, un primo doppione al terzo pacchetto. Ah, spero di riuscire a scambiarlo prima che lo trovino anche i miei amici. Vabbè, passiamo al quarto pacchetto. Distruggiamo l'iPhone per aprire, salviamo il pacchetto. Se... vediamo quindi questo quarto pacchetto. E vediamo anche se riesco a fare qualche ripresa buona dalla seconda camera. Questo video durerà 6 anni. Vabbè. Vediamo. Ok, non è un trio. Non è un trio. Sembra che non sia un trio. Oppa! Il primo della Juventus, qua un quadrato. Daniele Baselli, pensavo fosse il galletto. Pensavo fosse il galletto. Jacopo Sala. Ghiasi, vabbè. Maria dello Spezia. Opala, lo scudetto del Crotone. Non male, signori, non male. Ce lo gradiamo. Lo scudetto è sempre gradevole. Quindi siamo a meno 18 alla fine degli scudetti della Serie A. Ah, quinto pacchetto. Facciamo così, arriviamo a 10 insieme, farò dei tagli magari, così durerà meno. E poi dopo metterò solo spezzoni dove ci sono grandi opere, magari metto solo quelli della seconda camera così vedete tutte quelle che trovo, però magari un po' velocizzato. Non lo so! Devo scoprire come fare questo format! E questo chi è? Ah, ma c'è la nazionale cantanti. Questo qua è Fede di Benji e Fede, così, a casissimo. Senza un palese senso, la nazionale cantanti. Vabbè, quando farò la mia canzone, perché diventerò una star di YouTube, sarò nell'album Panini. Oppala, Ciccio! Caputo! Bella! Lozano, il Ciuchi doppio, vabbè, potevo trovare
che ne so, Lorenzino Insigne, no, Ciuchi, Pereira, ma mi ha rotto il cazzo, questa qua ce l'ho già, ah no, forse nemmeno prima un doppione, non lo so, forse mi stavo confondendo, no, sicuramente non è un doppione, comunque quando poi ci sono gli album, tutti gli album, figata questa idea di quest'anno, una bomba. Bene, possiamo passare al sesto pacchetto. Dai, CR7, Cristiano Ronaldo, sì, lo vogliamo Ronaldo, lo vogliamo. Questa sembra una specie... Opa, l'allenatore della Juventus, chissà se è ancora per molto. Vabbè, dopo la grande vittoria contro il Milan, Andrea Pirlo. La casacca del Genoa, queste qua sono fighissime, queste figurine. Non so pronunciarlo, Weijan, vabbè. Laurini, Pulgar, pensavo fosse la freccia viola, e invece no, Eric Pulgar. Vabbè, non male, va bene, va bene, va bene, va bene. Stiamo andando benino. Settimo, come on! Dai su, dai, dammene una per gradire. Dammene una folle, un pacchetto folle. Ronaldo Ciruzzo. Ok, non l'ho lanciato. Prima Ciabotto, non è molto folle Ciabotto. Poi questo qua che non so chi cazzo sia, una squadra femminile, vabbè, penso. Poi, ah, la squadra dell'Inter, ciao Mad di nuovo, gradevole. Un altro Chucky Lozano, vabbè, ho Chucky Lozano per tutti. Rotto il cazzo Chucky Lozano e basta. Clava, vabbè, Lozano triplo, vabbè, fa molto ridere così. Apri un'altra volta, mica figo, Chucky Lozano, sì, invece no, invece no. Passiamo all'ottavo pacchetto. Primo, subito, un signor nessuno, ah, sempre nazionale cantanti, Alex Britti, chi cazzo sei, vabbè, ci ho sentito nominare. Una tripla, mancavano da un po', ed è di una squadra che non conosco. Colley, Dominguez. È un doppione, poco gradevole anche questo pacchetto, vaffanculo. Siamo all'ottavo, non mi sono, oh, mi sono perso, apriamo altri due e poi smetto di parlare come un coglione, ci rivediamo solo nei pacchetti. Bomba, come on! Cioè ci sarà un piccolo riassunto magari degli altri, come ho già detto. Dai, una buona! Il Meggiori. Ah, buono, Junior Messias, ok, del Milan. Milan, oh, Gabbia, vaffanculo, vabbè, in Cagliari, Cepitelli, Juve, alto 1,92, peso 86, Demiral, dai, ho detto 1,92, ho detto, vabbè, Ronaldo è alto, è 1,88, mi sa, però, ma che sbaglio, invece no, Demiral, vaffanculo, dai, ci ho creduto, ci stavo credendo, dai, vediamo, li apriamo piano piano adesso. Tripla del Brescia, o si se ne frega, Inter, 1,87, 81 kg, Kolarov, vabbè, non male. Una tripla, Cagliari, 1,88, 85, questo qua è pavoloso. Pavoletti, Leonardo, e poi... doppione lo scudetto di cotone. E vabbè. Andiamo con il pacchetto numero non lo so. Dai, Correa. Correa come primo ci sta, dovrebbe essere un pacchetto folle. Atalanta. 1,87, 70 kg. Ilicic. No, Hattebur, Hans, Hattebur. Scudettini, credo che ci aspetta da Juve piccolino. Sì, io, rischiato, io. Boh. E poi, ah, bellino, Dries Mertens, molto carino e simpatico. Squadra della Fiorentina, comunque della Roma, non ne stiamo trovando mezza, è incredibile. Chi era della Fiorentina? Ancora Fiorentina! Terracciano! Dell'Inter?
Young, non male. José Maria Callego. Juventus. Juventus 1,95. Cesni. Ah, quanto ce lo sta facendo premere questo CR7. Abbiamo 25 ciuchi Lozano. Primo un terzetto. Come primo un terzetto. Pulire tutto dopo sarà un devasto. Un altro terzetto. Cacchetto sfortunato. Benevento, la maglia. Crotone. Pecca. Frank Ribery. Giocatore del Fanta. Cioè, ce ne sono stati altri giocatori del Fanta. Però Frank è quello che ci fa bestemmiare di più. Ciao Frank. Quando vuoi, quando vuoi, video assieme. Spacchettiamo pacchetti di FIFA. Pacchetti di FIFA, anche di FIFA, ma di Panini principalmente. Finiamo questo pack opening. Muoviamoci. Basta, Ronaldo, 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 Ronaldo. Chi è? Ripierre. Ronaldo, no, Liberani. Liberani, ciao, a libera, a libera, ciao. Esonerato ieri, Liberani. Ciao Fabio, ti voglio bene, ma non voglio vederti la Roma. Peace. Oppa! Cosenza calcio. Oppa! Sassuolo! Bello! Mi piace lo scudetto di quest'anno. E poi Rovella! Futuro per la, della Juve. Futuro giocatore della Juve. Dai, che qua dentro ci abbiamo Ronaldo. Qua dentro c'è Ronaldo. Dove? Qua. Questo qua. Qua c'è Cristiano Ronaldo. Qua c'è Cristiano Ronaldo. Nemmeno a dirlo. Prima figurina, Juve femminile, l'abbiamo detto, qua c'è Ronaldo. Prima figurina della Roma, non male. Oh, Kumbulla. Seconda, Isai. Juventus, 1,85, 77 kg, potrebbe essere Cristiano. Oh, ma dai, ma quel coglione di Bernardo, altro della Juve. 1,78, non è Ronaldo, infatti è Ramsey. No, no, sì. Ah! Doppietta per la Juve, non c'è Ronaldo, nemmeno Edin ha ancora trovato. Questo folle chi è? Vediamo se lo indoviniamo. Capigliatura, Cataldi? E invece no, è Sciave, così. Cataldi, vabbè, l'ho segnato, eh. Chiamo Verona, Udinese. Forestieri, Atalanta, Gosens! Abbiamo quasi la formazione dell'Atalanta. Inter, Lautaro Martinez! Sì! Mamma quanti dell'Inter! Cioè, no, ci piace il nerazzurro oggi. Gli ultimi tre pacchetti, signori. Gli ultimi tre pacchetti. Dai, prima dell'Inter. Squadra dell'Inter femminile. Udinese. Rodrigo De Paul doppio, non male per i miei compagni, non per me. Monchi Po, Roma. 1,86, questo qua è Edin. No, Pellegrini, cioè va bene Lore. Però Edin sarebbe stato più gradevole. Augello. Gli ultimi due pacchetti. Questo penultimo pacchetto. Prima figurina, Lukas Skorupski. Una tripla del Venezia, maglietta dell'Atalanta, Parma, Ciprien, ce l'ho già. Garsdorp, non male, va bene Garsdorp. Ultimo pacchetto. Prima è Caligara, la prima è Caligara. Raga, Ronaldo scudetto della Roma e si vola. Ronaldo scudetto della Roma e si vola. Lazio. Pereira. Biragone. Amrabat. Lazio. La chiudiamo con Marco Parolo. Non ci credo, quindi davvero. La miglior figurina l'abbiamo trovata fuori video, non ci credo, ma come può essere? Ma che pacco è? Ma dai, non può essere vero. Comunque,
Queste sono tutte le nostre figurine che dopo andremo ad attaccare. Con molta felicità abbiamo trovato qualche giocatore interessante. Uno su tutti, Lukaku. Purtroppo l'unico grande top che abbiamo trovato. Che tristezza. Ma troveremo Ronaldo presto. Visto che non è sicuramente l'ultimo video che farò riguardo all'album Panini, visto che come ho detto all'inizio video dobbiamo finirlo assieme e vi farò vedere spesso il pack opening, o comunque a inizio pack opening vi farò vedere chi ho trovato fuori video. Spero vi possa piacere. Se così fosse, lasciate un mi piace per farmelo capire e magari anche un commento per supportarmi e mandare nelle feed di tutta Italia i miei video. E come sempre spero che condividiate questo video col mondo. E in ogni caso, sia che vi sia piaciuto sia che non vi sia piaciuto, ci vediamo presto. E da Toto passo e chiudo, signori. Ciao. Oh, ma secondo te potevo far finire il video senza aver attaccato la prima figurina? No, non puoi fare una roba del genere. Comunque la prima figurina non sarà altro che Nico Zaniolo, per una pronta guarigione. Direi che non abbiamo perso lo smalto. Signori, passo e chiudo.